Era finalmente arrivato il momento, perché tutti gli anni ci ritroviamo e facciamo lo stesso video che si chiama Come gioca la Juve? Te lo dico io. In realtà questo video è una sorta di unione di tanti video. Andremo ad affrontare diverse tematiche come la lista Champions, l'acquisto di calciatori extracomunitari, cercheremo di capire a che punto siamo con la campagna acquisti, con quelle cessioni, chi può ancora uscire, chi può ancora entrare, quanti giocatori possiamo ancora comprare, se ci saranno alcuni giocatori che saranno inseriti fuori rosa per un soprannumero di giocatori. E ovviamente volevo parlare anche della difesa 3, che è una tematica che sta tornando fuori tanto in questi giorni. Ho deciso che non affronterò dritto il discorso, perché comunque tra tante live e tante domande che mi avete fatto ho già risposto più volte che no, secondo me la Juventus non andrà sulla difesa 3. Ma cercherò di dimostrarlo semplicemente graficamente e utilizzando la logica. Poi, ovviamente, accetto le vostre controfferte qui sotto nei commenti. Direi di cambiare immediatamente schermata, ma prima di tutto vi invito a passare qui sotto nella descrizione del video, dove troverete il link per iscrivervi a un fantacalcio completamente in inglese. Serie A Fantasy, tantissimi premi in palio, come le maglie delle vostre squadre del cuore, quindi se volete la maglia della Juventus di Di Maria, come appare qui in sovraimpressione, o volete cercare di vincere un MacBook Pro, una PlayStation 5 o uno smartwatch, il link è qui sotto in descrizione, fate ancora in tempo, ma muovetevi perché come sta iniziando il campionato, sta iniziando pure anche il Fantacalcio, quindi questo è assolutamente il momento giusto per iscriversi. E allora andiamo avanti, lista Champions. La Juventus ha completato la campagna acquisti. Chi lascerà Torino e chi arriverà ancora? La lista UEFA ci aiuterà a capire meglio tutta la situazione. E quindi andiamo ad affrontare la lista Champions della Juventus, stagione 2022-2023. Quanti siamo? Questa è la domanda più importante da farsi tutte le volte. Qua vedete tanti giocatori della Juventus. Ma dobbiamo veramente darci una contata, un po' come si fa per un calcetto, oppure quando si organizza una serata in pizzeria per poter dire il numero di coperte disponibili. E allora eccoci qua. Questa è la schermata definitiva, intendiamola così, definitiva per il momento, quindi le 16:55 del 18 agosto 2022. Divisa per ruoli, divisa per categorie, divisa per CTP, lista B e altri giocatori, e sotto vi spiego. Allora, qua vi ho messo 11 giocatori che possiamo considerare titolari come no, ma non è questo il problema. Cioè, non dobbiamo soffermarci sul discorso del e io farei giocare Zaccaria invece di Locatelli, di McKennie o di Locatelli. Non è questo che ci interessa in questo momento. Dobbiamo soltanto contare. Quindi 11 titolari: Szczęsny, Bonucci, Bremer, Danilo, Sandro, McKennie, Locatelli, Pogba, Di Maria, Kostic e Vlahovic. Le riserve: Perin, Gatti, Rugani, De Sciglio, Zaccaria, Cuadrado e Chiesa. Quanti sono questi giocatori? Vabbè, 11 titolari, 12 con Perin, 13 con Gatti, 14 con Rugani, 15 con De Sciglio, 16 con Zaccaria, 17 con Cuadrado e 18 con Chiesa. Ok? Quindi per arrivare a un totale di 21, che è il massimo di numero di giocatori tesserabili tra ADP, quindi calciatori formati in Italia e altri, quindi calciatori formati all'estero, 21, ci mancano 3 calciatori, che possono essere, guardando un attimino la disposizione, un terzino sinistro, un backup di Alexandro, un mediano e un vice Vlahovic. Poi ovviamente abbiamo anche 4 CTP, che sono Pinsoglio, terzo portiere, Fagioli, Miretti, due dei ragazzi che sono aggregati, anche se in realtà Fagioli ormai è un calciatore fatto, finito, ieri c'è stata la conferma del rinnovo fino al 2026 e Miretti invece è l'aggregato di quest'anno. E sarà necessario anche cercare di fargli fare un percorso di crescita differente, dato che in tanti ne parlano bene e a quanto pare lo stesso Allegri che l'ha voluto confermare in prima squadra. Poi c'è il discorso della spola dell'Under 23 e bisognerà capire, decidere, è un giocatore da prima squadra, l'Under 23, sarà un giocatore che farà soltanto qualche presenza, qua palla passa all'allenatore e ovviamente Moise Kean, che però non abbiamo ancora capito se è sul mercato, se non è sul mercato, se rimane, se non rimane. Ad ogni modo è un CTP e quindi la sua cessione non andrebbe ad attaccare la lista degli ATP oppure degli altri, quindi giocatori cresciuti in Serie A o cresciuti all'estero, formati in Serie A o formati all'estero. E poi ovviamente c'è il discorso Federico Chiesa, perché sappiamo che dovrebbe tornare intorno a fine settembre, inizio ottobre, poi ci sarà il Mondiale, nel frattempo si gioca anche la Champions League, allora magari Chiesa verrà semplicemente escluso dalla prima lista UEFA per poi entrare nella seconda, o comunque inserito lo stesso, che magari qualche presenza riuscirà a farla. Io questo non lo so, lo sa soltanto lo staff che in questo momento si sta
occupando del recupero del ragazzo, in questo momento l'ho messo in lista UEFA, e con un terzino sinistro, un mediano e un attaccante in ingresso andiamo a completare completamente la nostra lista di 25 giocatori per la prima volta, perché gli anni scorsi senza Fagioli e Miretti eravamo arrivati a 23 perdendo due slot CTP che diversamente non potevamo riempire. Poi c'è una lista B, che è quella dei giovani. Sulle da quest'anno entra nella lista B, quindi non sarà necessario strutturarlo nella lista normale, iscriverlo nella lista normale insieme ad Ache, che anche lui in questo momento è infortunato ma dovrebbe avere un paio di mesi di stop. Negli altri ci sono Luca Pellegrini, che sta per diventare un nuovo calciatore dell'Eintracht Francoforte, sarà l'erede di Kostic. Rabiot, sappiamo tutti della trattativa con lo United. Arthur, sappiamo che ormai è fuori rosa, con la Juventus non ha nemmeno fatto un minuto in amichevole praticamente quest'anno, nemmeno partito per la tournée. Rovella, che sembra essere vicino al Monza, e Kai Jorge, che avrà un recupero più lungo rispetto a quello di Federico Chiesa, e comunque non penso che verrebbe inserito comunque in lista Champions, dato che è stato grande escluso anche l'anno scorso. Poi ci sono i vari Kudryk, Compagnon, Barbier, Da Graca, che sono tutti giocatori da lista B che in questo momento non andrei a contare. Comunque questa è la struttura, quindi la Juventus potrebbe fare altri tre acquisti per cercare di completare adeguatamente la lista Champions, oppure potrebbe trattenere altri tre di quei giocatori che sono in altri. Ad ogni modo è bello, posso veramente dire, è bello vedere finalmente la Juve che ha iniziato a smaltire, perché l'ultima volta che abbiamo fatto la conta eravamo davvero tanti calciatori, e ovviamente questi sulla linea degli altri, sulla colonna degli altri, stanno uscendo, sono altre cessioni. La Juve è quasi arrivata completamente alla fine di scaricare quei giocatori che non sono più indispensabili. Poi ovviamente qualcuno compare anche nella lista dei 21, però per il momento sembra essere stato fatto un gran lavoro. Poi ovviamente se esce Rugani, che è il grande dubbio legato al difensore centrale, deve entrarne un altro. Andiamo avanti. Il caso Paratici, ricordate Suarez? Questo è uno scherzo, un jokes. Perché? Perché la situazione di tesseramento extracomunitario della Juventus dovrebbe essere circa così. Poi aspetto eventuali correzioni. Questo è sempre un tema veramente difficile da affrontare, perché le informazioni che si reperiscono su internet non sono così chiare. Io l'altra sera ho chiesto a Romeo Agresti e mi ha detto che, anzi mi ha detto, ne parlavo con Romeo. E vi dico io, Kostic è extracomunitario, poiché la Serbia non è in Unione Europea, quindi facciamo anche una bella lezione di geopolitica. Non pensavo che saremmo mai arrivati a questo punto, invece sì, come potete vedere questi sono i 27 paesi dell'Unione Europea. Non c'è la Serbia, sono in Europa, loro vivono in Europa, ma non fanno parte dell'Unione Europea. Quindi Kostic è un calciatore extracomunitario. Qual è la regola? La Juventus può tesserare, qualsiasi squadra può tesserare tot giocatori extracomunitari che vengono da fuori dal campionato, ok, di appartenenza. Di Maria invece è comunitario, perché è argentino, viene da fuori da un campionato, ma ha il passaporto italiano e quindi non conta. Paredes invece è argentino puro, quindi con Kostic, non mi ricordo mai se sono uno o due, però la Juventus dovrebbe aver liberato l'altro slot per l'uscita di Gasolina Wesley, è questo che mi ha detto Romeo l'altra sera, giocatore extracomunitario che è andato al Cruzeiro, è stato ceduto l'8 di agosto a titolo definitivo, giocatore dell'Under 23, quindi a quanto pare potrebbe esserci un nuovo slot extracomunitario che nel caso potrebbe essere occupato da Paredes. Quindi Paredes, a quanto pare, ripeto, prendete tutta questa schermata con le pinze, perché non riesco veramente ad avere dei dati certi, sicuri al 100%, ma lo stesso Paratici ormai fa la frittata con Suarez. A quanto pare Paredes potrebbe essere tesserato. Poi comunque si aspetta sempre eventualmente l'uscita di Arthur, che quello per certo è uno slot che dovrebbe essere liberato. Per certo no, dovrebbe essere liberato. Ribadisco, argomento abbastanza complicato. Aspetto anche i vostri commenti qui sotto per cercare di chiarire la situazione, ecco, diciamo così. E poi andiamo avanti, perché ora iniziamo a parlare, dopo quasi 10 minuti, vi chiedo scusa, di come potrebbe giocare la Juventus. Ma tutto quello che abbiamo detto fino adesso era essenziale, perché abbiamo visto bene o male quella che sarà la rosa della Juve e quelli che saranno possibilmente, probabilmente, i colpi in ingresso. Poi non ho idea dei nomi. La Juve sta cercando un mediano, che a quanto pare potrebbe essere Paredes. Giovanni Albanese dice che la Juve non sta cercando un terzino sinistro, ma secondo me, come abbiamo visto anche dalla tabella, è abbastanza importante sostituire numericamente Pellegrini, a meno che Kostic non venga impiegato come terzino, come dicevo nell'ultimo video caricato. Il vice Vlahovic, che può essere Depay, che può giocare non solo come vice Vlahovic, ma fare anche altre cose. Quindi, insomma, cerchiamo di osservare meglio quale potrebbe essere la Juve col 4-3-3.
E quindi qua vi ho messo, vabbè, gli 11 che erano titolari nella tabella di prima, ribadisco, freghiamocene se ne preferite un altro titolare piuttosto che quello, e le riserve con i giocatori che si potrebbero acquistare sul mercato. Quindi Ken più un attaccante che potrebbe essere Depay, Miretti più un mediano che potrebbe essere Paredes, il terzino sinistro che secondo me è essenziale, indispensabile, perché pensare di presentarci alla stagione, per tutta la stagione, con Sandro, Bremer, Bonucci, Danilo, Rugani, Gatto, De Sciglio ed eventualmente Cuadrado adattato, non sarei tranquillo né sotto il profilo dei centrali difensivi né sotto il profilo dei terzini. A centrocampo invece, con l'arrivo di Paredes e le cessioni di Rovella in prestito, Rabiot definitivo e Arthur purtroppo in prestito, avresti 7 centrocampisti, di cui 2 CTP di sta Champions che andrebbero benissimo, e con Miretti, che probabilmente sarebbe quello destinato, nel, mi sembra di capire sulla carta, a giocare qualcosina di meno rispetto a quegli altri, o forse Fagioli, non lo so, non ne ho idea, questo lo vedremo. E aspettando Chiesa ci sarebbe Kostic in quella posizione, poi sappiamo che pure Ken dovesse mai rimanere in quella posizione ci ha giocato, in emergenza c'è Cuadrado, eventualmente c'è Sule, qua non ho messo la lista B, oppure lo stesso Depay, dovesse arrivare Depay potrebbe giocare in quella posizione, quindi già l'arrivo di Kostic qualcosa ti dà. Se poi arriva anche Depay, Chiesa può veramente tornare con tutta la calma del mondo, perché è meglio sempre farlo tornare quando sei al 100% del recupero per evitare ricadute, perché un infortunio del genere è veramente molto molto delicato. Però bene o male credo che la Juve possa iniziare ad avere un certo tipo, una certa tipo di rosa di formazione titolare, con anche le riserve che mi sembrano adeguate. Ribadisco, è la difesa in questo momento che mi terrorizza, perché leggo, guardo, osservo e dico Però in tanti ancora stanno parlando di difesa 3. Questo signore qua nella foto ha detto che si sta adattando a 4, che sta lavorando per giocare a 4 e bla bla bla. Però, dato che tanti sono dell'idea che la Juventus potrebbe giocare con il 3-5-2, cerchiamo di andare in questa direzione e osserviamo meglio titolari e riserve. Ho messo quasi gli stessi titolari di prima, ho sostituito credo soltanto Danilo con Alexandro, se ben ricordo, per fare il terzino bloccato a sinistra, perché? Ma perché? Anche l'altro giorno avevo messo giù una disposizione in cui c'era Gatti titolare, non Bonucci, c'era Paredes, ma chi se ne frega, è la stessa identica cosa. Immaginatevi la scalata che si faceva con Pirlo, quindi con Danilo che scivola verso sinistra, Bonucci e Bremer lo seguono, Cuadrado che si abbassa, in questo caso McKennie che si allarga, e potresti difendere 4-4-2 come piace tanto ad Allegri, andando a formare il centrocampo storto esattamente come era l'anno scorso, probabilmente con un po' più di lucidità, di utilità, esattamente come faceva Pirlo, con McKennie a destra e con Danilo a sinistra. A me non piace McKennie a destra, a me non piace nemmeno tutto questo scervellamento continuo in campo, perché io sono dell'idea che quando una squadra è capace di farle queste cose, allora va bene. Noi negli ultimi 2 anni abbiamo dimostrato di essere capaci di fare veramente poco, e quindi secondo me dobbiamo concentrarci sempre sulle cose più facili. Però questa formazione, come ve l'ho messa giù con i titolari, con Danilo a sinistra, ti permette anche di attaccare o di difendere con il 4-4-2 e attaccare col 3-5-2. Eventualmente abbassi il Kostic e Cuadrado e difendi a 5, non c'è nessun problema. Però perché non mi convince la difesa 3? Intanto perché numericamente i centrali, tanto dovresti adattare Danilo, che sarebbe il quinto centrale, e però devono essere almeno 6, cioè Danilo dovrebbe essere il sesto, allora, considerandolo centrale basta, difensore bloccato. Quindi Rugani e Gatti le riserve, e su Rugani ho tanti dubbi, su Gatti invece ho tante speranze, però le speranze non sono certezze, e servirebbe un altro centrale, e aggiungo che in realtà servirebbe un altro centrale mancino, forse per fare il titolare magari al posto di Danilo, ma anche Bremer in realtà giocava meglio nel Torino, giocava nella posizione di Bonucci, ma Bonucci non giocherebbe mai decentrato dalla difesa. Mi sembrano tante cose che spingono verso il no, la difesa 3 della Juventus non ha senso, soprattutto se la campagna acquisti, abbiamo visto prima, è stata fatta per cercare di costruire una sorta di 4-3-3, e già col 4-3-3 il livello complessivo della retroguardia non è eccellente, figuriamoci giocare con un modulo in cui è richiesta spinta costante sugli esterni, e Kostic e Cuadrado te l'assicurano, certo, lo giuro, sono convinto di questa cosa. Però poi Alexandro e De Sciglio sono le riserve, e se devo pensare di farmi tutta una stagione
con Cuadrado di 34 anni che sicuramente garantito al limone qualche partita te la salta, ma per forza di cose, con De Sciglio la sua riserva, che è un altro che si fa male spesso e volentieri, con Kostic che è la prima volta che gioca nella Juve e la sua riserva dovrebbe essere Alexandro, in un modulo in cui si gioca soltanto con due esterni, quindi devono spingere costantemente per tutta la partita, non ci sarebbe forza sugli esterni nella Juventus con il 3-5-2, assolutamente no. Graficamente è anche bella, secondo me, la formazione di titolare, ma bisogna osservare i titolari e le riserve. Non è che possiamo semplicemente dire è bella la formazione di titolare, allora siamo a posto. Quindi per quanto mi riguarda, per giocare col 3-5-2 dovresti andare nuovamente sul mercato per acquistare un terzino destro e un terzino sinistro che possano fare i quinti e quindi giocare alti per essere i backup di Kostic e Cuadrado. Ma non credo che la Juventus faccia un centrale, altri due esterni più probabilmente Depay, perché comunque Di Maria lì non è esattamente nel suo ruolo. Cosa fai? Solo Vlahovic, Di Maria, Ken e Chiesa quando torna? No, te ne serve almeno un altro. Quindi mi sembra veramente complicato potervi dire la Juventus giocherà col 3-5-2, ma semplicemente perché non ha nemmeno fatto la campagna acquisti per provare a giocare a 3. E qualcuno mi dice invece che 3-5-2 potrebbe essere 3-4-1-2 o 3-4-2-1 o 3-4-3, ma è ancora peggio perché abbiamo 6-7 centrocampisti in rosa. Se andiamo a prendere Paredes, qua non ho nemmeno considerato l'acquisto di un altro centrocampista, il che significa giocare con un centrocampista in meno, quindi un centrocampo a due, un attaccante in più che in questo momento nemmeno abbiamo, e rimane il problema degli esterni, quindi non lo so, è più il centrale. Ragazzi, mi sembra veramente lontana l'idea del 3-5-2, ma vediamo. Io non giocherei mai col 3-5-2 in questa condizione di rosa della Juventus, proprio assolutamente no. E allora vi dico, attenzione, è il 4-2-3-1, e qualcuno mi dirà, ma come, mi hai appena detto che il 3-4-3 no, perché sono solo due centrocampisti, allora sei stronzo. Avete ragione. Però c'è un però. E quindi vi dico semplicemente Juventus-Sassuolo. Questa, dato che c'è solo una formazione, non è titolare e riserve per giocare 4-3-1, perché secondo me la Juventus giocherà 4-3-3 quest'anno. La rosa mi sembra palesemente costruita per avere almeno un backup dappertutto per giocare 4-3-3. E tante volte nelle amichevoli estive l'abbiamo visto giocare 4-3-3. E quindi io credo che si giocherà 4-3-3 e che si faranno altri 2-3 acquisti per completare il 4-3-3. E li abbiamo visti nella tabella di prima. Però col Sassuolo, secondo me, non si giocherà 4-3-3. Perché? Perché Ken e Rabiot sono squalificati. Szczęsny, Chiesa, Pogba, McKennie non lo sappiamo perché a quanto pare ha fatto la partitella, vediamo. Caiorga, che sono infortunati. A centrocampo a disposizione solo Fagioli, Rovella, Miretti e Arthur, che però Arthur, l'abbiamo già detto, non ha fatto neanche un minuto. McKennie non lo sai se sta bene, se non sta bene. E quindi cosa fai? Metti tre centrocampisti che poi magari hai Locatelli, Zaccaria, Fagioli in campo e gli unici due sono Rovella e Miretti? Non mi sembra proprio l'idea di Allegri, non credo che Allegri in questo momento abbia questa idea. E allora vi dico, l'arrivo di Kostic potrebbe benissimo proporre per almeno la prima partita del campionato il 4-2-3-1, e questo è un 4-2-3-1 puro, con Di Maria che dovrebbe muoversi molto sulla tre quarti, ma diventerebbe anche il centro nevralgico del gioco, con Locatelli e Zaccaria che l'avevano già visto contro l'Inter l'anno scorso quando avevano giocato con il 4-2-3-1. Poi Locatelli purtroppo si era fatto male, ma Zaccaria aveva fatto un partitone, e Locatelli anche a Sassuolo ha giocato in quella posizione, in questo modulo, in questo schieramento. Quindi poi Locatelli e Zaccaria si troverebbero benissimo a far la diga di centrocampo lì davanti. La difesa tre quarti brasiliana, io ribadisco, come la metto giù, la metto giù, non mi convince. Perin in porta per forza di cose, Vlahovic lì davanti, perché Ken è squalificato, e anche qua senza Ken e senza aver ancora preso Depay, la Juve lì davanti è un po' corta, e quindi secondo me la prima partita del campionato sarà 4-2-3-1. E allora, dato che abbiamo parlato di tutti gli schieramenti possibili e immaginabili della Juventus, e vi dico, avevo provato a mettere giù anche le riserve del 4-2-3-1, è un casino perché secondo me la Juve non può giocare 4-2-3-1 tutta la stagione, ma deve adeguarsi semplicemente allo stato di emergenza attuale, tra squalificati, infortunati, mercato non concluso, giocatori che stanno partendo, giocatori che stanno arrivando. In questo momento è la formazione più logica e coerente ed è questa qui, e aspetto anche la vostra formazione di Juventus Sassuolo qui sotto nei commenti per vedere chi la becca. Ma rimane un grande dubbio.
Che cosa farà Allegri nella fase di non possesso? Perché fino adesso abbiamo visto la fase di possesso palla. E nella fase di non possesso, preparatevi perché è la slide più breve che abbia mai fatto. Servirà coraggio. Sarà necessario avere coraggio. Per un motivo, ragazzi. Lo abbiamo visto anche tante volte l'anno scorso. La Juventus aveva dei momenti in cui decideva di giocare e riusciva a mostrare tanto più del potenziale espresso durante tutta la stagione. Mi viene in mente banalmente la partita con l'Inter, le partite con l'Inter, quando nella fase di non possesso si faceva una sorta di 4-2-3-1 offensivo, lasciando molto alti i giocatori a giocare uomo su uomo sui centrali dell'Inter, e Dybala, che in quel momento era il trequartista, a giocare sul loro regista. Quando giocavamo contro la difesa 3, l'Atalanta, il Torino, l'Hellas Verona, l'Inter, mi sono sempre visto le partite più belle della Juve dell'anno scorso. Perché? Perché avevamo l'idea di andare ad attaccare in avanti, di difendere in avanti. E per me puoi anche difendere passivo, non è un problema, puoi anche difendere basso. È successo tante volte che la Juventus di Allegri andasse a difendere bassa passiva e alla fine dell'anno si festeggiavano gli scudetti, le coppe, se andava avanti in Champions si era contenti. Però devi sapere cosa fare quando recuperi il pallone. Perché la più grande carenza della Juventus dell'anno scorso era questo. Recuperavi palla e poi... Allora poi se difendi devi fare una bella ripartenza in avanti, in velocità. Invece no, noi continuavamo questo possesso palla sterile e intanto gli altri si rimettevano a posto e non eravamo più in grado di scardinare la linea difensiva avversaria. E quindi servirà veramente l'imprevedibilità. Servirà veramente la velocità, servirà veramente la verticalizzazione, serviranno tutte queste cose che l'anno scorso non ci sono state e poi si sono tradotte in una stagione molto deludente con un quarto posto e neanche un trofeo festeggiato. Quindi nella fase di non possesso servirà coraggio, a costo di andare ad aggredire in avanti, a costo di ballare un po', ma abbiamo visto la nostra difesa non è la BBC degli anni d'oro, cioè fino adesso abbiamo sottolineato tante volte che il problema della Juventus in questo momento è in difesa. E allora cerchiamo di non metterli ancora più in difficoltà e anzi cerchiamo di sfruttare tra centrocampo e attacco la tanta qualità che a quanto pare è arrivata alla Juventus e che continuerà magari ad arrivare da qui a fine mercato. Non cerchiamo di metterci in difficoltà da soli perché sarebbe veramente qualcosa di vergognoso. E qui completo la mia analisi, spero che possiate condividerla, fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra formazione di Juve Sassuolo, la vostra lista Champions, tutto quello che abbiamo visto nel video. E ci siamo, dai ragazzi, dai, che fra un po' smetteremo di parlare sempre di mercato, cosa sarà, quello che potrebbe essere, e ragioneremo sul campo, sulle partite, sui fatti, che è la cosa più bella.